Eccoci qua sempre a Cosplay Fiera di Roma. Abbiamo Moonstone dei Dark Avengers. Ecco, cosa ci racconti? Come sta andando la festa? Ma direi bene, vedo c'è tanta gente, c'è tanto fermento, tanta voglia di fare foto. I cosplayers sono più vogliosi di divertirsi che mai. Quindi, benissimo. Ottimo, tu sei perfetta, sei... E tanti anni che tu ricopri questo ruolo? No, in realtà questa è la prima volta che faccio questo, che interpreto questo personaggio, però sono tanti anni che faccio la supereroina, diciamo, sì. La supereroina? E che hai fatto? Raccontaci. Ho fatto Fenice degli X-Men, Emma Frost sempre degli X-Men, la Vedova Nera dei Vendicatori e adesso sono Moonstone. Ecco, stai già pensando per il prossimo anno cosa farai? No, il prossimo anno ci penserò, ancora non lo so. Ci penserai? Tu cosa fai generalmente oltre a fare l'eroina? Ma io gestisco una pagina che si occupa appunto dei cosplayers della Marvel, che si chiama Marvel Cosplay Italia. Siamo praticamente un punto d'incontro per tutti i cosplayers italiani che appunto della Marvel che si vogliono riunire, che vogliono creare insieme qualcosa di grande, e noi siamo lì per questo. Ci saremo anche a Lucca, giriamo per varie fiere, e, insomma, chi interessa siamo lì. Perfetto, allora diciamo dove vi possono trovare i vostri contatti su internet? Allora, abbiamo una pagina che si chiama appunto Marvel Cosplay Italia, abbiamo anche un indirizzo mail che è marvelcosplayitalia@gmail.com e aspettiamo lì le vostre foto, i vostri messaggi, i vostri commenti, qualsiasi cosa. Perfetto, allora troverete anche questo video, troverete anche le foto e vogliamo fare un saluto a tutti quanti? Perfetto, ciao a tutti gli spettatori del Romix. E soprattutto anche alla vostra pagina e l'appello per farli venire da voi. Ragazzi, Marvel Cosplay Italia aspetta solo i supereroi. Perciò per il momento è tutto, Cristian TG, salutatore del blog News 25. Un saluto a tutti quanti. Grazie mille, ciao. Ciao, grazie. Grazie a te, scusa ma sono molto... No, va benissimo, ci fai la foto?